Qui ci troviamo in via Crispi nello storico negozio Couture. Siamo con il titolare, il figlio del mitico Giordano Giovanni Couture. Beh, l'attività ha subito un po' di crisi perché 2 mesi e mezzo chiuso, un negozio come il mio soffre, soffre tanto. Adesso aspettiamo nei incentivi nella bicicletta, che qualche contributo ci arrivi anche da parte del governo, per incentivare anche più il ciclismo, che a Trieste secondo me è una cosa che deve essere incentivata molto di più. Abbiamo riaperto da questa mattina, ci è stato comunicato ieri sera che si poteva aprire il negozio. E i miei clienti sono stati tutti avvisati, a parte che qualcuno sapeva, perché oggi basta guardare in internet, si sa di tutto di più, e si può fare la vendita, si può portare a casa la bicicletta, si può fare le riparazioni, vendere i ricambi, si può incentivare tutto l'indotto delle biciclette che si può avere. Ha già avuto i primi clienti che sono passati? Che cosa le hanno chiesto? Che cosa le hanno detto? Tantissime informazioni delle biciclette, tantissime informazioni sull'elettrico, su come funziona l'elettrico, quanta salita si può fare con l'elettrico, quanti chilometri si possono fare, e tutto l'indotto di informazioni sull'elettrico. L'elettrico sta dandomi molte soddisfazioni, devo dire la verità. C'è naturalmente anche chi è più affezionato alla bicicletta tradizionale, però. Sì, nulla questo vieta di pedalare con la bicicletta normale muscolare cosiddetta non la tralascio assolutamente, come non tralasciamo le biciclette per i bambini. Ha avuto qualche difficoltà per la riapertura? Vedo che insomma qui avete la metratura giusta, sicuramente per rispettare le norme di sicurezza. C'è stata qualche difficoltà o è andato tutto liscio? No, c'è stata qualche difficoltà iniziale perché c'eravamo un po' spiazzati per mettere le giuste disposizioni, ma il mio negozio per fortuna ha una metratura abbastanza grande, per cui non ho subito molti danni sulla metratura del negozio, i clienti non possono girare tranquillamente nella mia ditta.